La giornata all'agriturismo all'Albaro parte molto presto per dedicare la massima cura ai frutti della natura. Riso, ortaggi, pane e dolci fatti in casa, ma anche allevamenti curati, cresciuti e nutriti direttamente dalla famiglia Mantovanelli. Il benvenuto dell'agriturismo all'Albaro parte dal paesaggio, un microcosmo di salute e benessere per una struttura strategica che facilmente collega Verona, Mantova e il lago di Garda. E per il vostro soggiorno 7 stanze a tema, luminose, spaziose, accoglienti, dotate di tutti i comfort per un completo relax. Camere ricavate da uno splendido casale dell'Ottocento, dove la ristrutturazione ha lasciato gli originali mattoni in faccia vista e dove gli arredi sono stati realizzati con le originarie travi di legno. Ogni stanza dispone di un ampio bagno dotato di servizi igienici e box doccia, funzionale e arredato con elementi di design, collegamento wifi, tv e telefono, area salotto completa di scrittoio e divanetto. La carica per una giornata intensa parte da una ricca colazione e qui all'agriturismo all'Albaro di certo non mancano le proposte per tutti i palati. Si può scegliere tra diversi tipi di torte, dalle crostate di frutta, torte da forno, ottimi e deliziosi biscotti. Ci sono diverse confetture sempre preparate in casa dalla famiglia Mantovanelli, diversi tipi di bevande, tè, caffè, cappuccino, spremute, tutto ovviamente naturale e genuino. E poi tutto il tempo che avete per rilassarvi o per partire per una giornata intensa, chi si dedica al lavoro, a qualche fiera internazionale, chi invece sceglie la passeggiata, l'escursione in bici, il visitare paesaggi e località vicine all'agriturismo. L'agriturismo è dotato di piccole zone pensate per voi. Una bellissima sala lettura in mansarda, dove potrete dedicarvi al vostro quotidiano preferito o fare quattro chiacchiere, come foste a casa vostra. Non perdetevi una zona wellness provvista di biosauna con cromoterapia, doccia emozionale per sciogliere le tensioni fisiche e mentali e godersi un momento dedicato solo a se stessi. Ed è immancabile per tutti gli ospiti della struttura un pranzo o una cena con i prodotti tipici locali. Io vi consiglio vivamente di cominciare con l'antipasto, perché come vedete vi sarà proposto, ovviamente su una base di grissini o di pane rigorosamente fatto in casa, una scelta, una vasta gamma dei salumi prodotti proprio qui all'agriturismo. Potete scegliere per esempio tra un salame stagionato, una pancetta salamata, coppa, stortina veronese, ovviamente in abbinata non possono mancare i formaggi tipici veronesi con mostarde, sempre prodotte dalla famiglia Mantovanelli, e un buon goccio di vino. Potete scegliere un bianco come un Lugana che arriva direttamente dalle colline moreniche, dal lago di Garda, oppure una scelta più corposa con un ottimo amarone della Valpolicella che ben si sposa con questa tipologia di piatti. E con gli antipasti non fatevi assolutamente mancare una polentina morbida con gorgonzola o formaggi tipici veronesi e ancora polenta morbida con funghi scelti accuratamente. E per i primi piatti lasciatevi conquistare dal menù contadino e dalla stagionalità della natura, con un risotto alla zucca o con radicchio, bigoli con ragù di manzo, lasagne con anatra, pasticcio con zucca o pasta a fantasia dell'orto. Non rinunciate alla seconda portata e provate ad esempio una rista di maiale, cotechino con verze, anatra con polenta, straccetti di manzo con funghi e monte veronese, stinco di maiale. Qui a Salizzole siamo nella strada del riso e la mia scelta è per un grande classico, ovviamente con un chicco targato famiglia Mantovanelli, risotto con il tastasale. E a coronamento di una cena in famiglia, tra amici, cena romantica, non fatevi mancare un buon dessert o un goccio di buon liquore. Liquore, anche questo ovviamente è fatto in casa, potete scegliere tra liquirizia, cioccolata, limoncino o fragola, un altro prodotto tipico di questi territori. E tutti i prodotti che avete assaggiato durante il vostro soggiorno li potrete acquistare direttamente. Sapori intatti e genuini anche a casa vostra.